favore. Buongiorno. E buongiorno. Allora ragazzi, siamo arrivati a Calamoresca, abbiamo parcheggiato, abbiamo preso la roba, abbiamo fatto colazione al barrettino e ora abbiamo preso il sentiero che ci dovrebbe portare alla spiaggia Fossa Le Canne. Dice la passeggiata dovrebbe essere intorno a una mezz'ora. Noi ci siamo messi le scarpe e si va. Tanto che passeggiata, cioè proprio lungomare e che mare. Addio! Ok ragazzi, questa caletta è veramente spettacolare. Noi ci siamo disposti in questa maniera qui. Ombrellone, tutta la roba al fresco. Peter che l'abbiamo con la corda, fissato con una corda lunga che può andare sia in acqua che sull'asciugamani, diletta naturalmente sulle scoglie a prendere il sole. E niente, siamo praticamente in sette in una cala spettacolare. Ok, è l'ora della pappa. Peter, a dire la verità, ha già belle mangiato. Sono fatti delle poltroncine. Lui, si sa, Peter dopo aver mangiato va a fare non il pisolino ma la sua giratina. Sì che, boh, sta andando via. Noi dobbiamo ancora mangiare e nulla. Ci mettiamo a mangiare. Buon appetito. Addio! Passerina 72 a passerina 75. Avanti passerina 72. Stiamo rientrando alla base. Molto lentamente. molto lentamente. Ok, ce ne andiamo così. Col sole alle spalle, lasciamo Fosso alle Canne. Una spiaggia, una cala molto interessante, veramente. Con Enrico che purtroppo molti suoi scimeli, costruzioni, attacchi d'arte avuti, presi da pezzi di legno raccattati sulla spiaggia, sono andati persi. Mi ha detto quando c'è stata una mareggiata forte qualche anno fa, è andato tutto perso. Comunque rientriamo alla macchina, forse. Finisce così la nostra avventura. Pulisci a modo il piede, per favore. Hai sbavato. Comunque, con i piedi puliti vi salutiamo. È stata veramente una bella avventura. Ti è piaciuta? Sì. Torneremo perché abbiamo già in mente dei percorsi. Comunque, nel frattempo... Amore. Messo. Vabbè, ciao ragazzi. Grazie se siete arrivati fino a qui. Boh, tanta roba, perché mi immagino dopo Alonso. Ciao. The Bolts. Ciao.